Ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. E ragazzi, la nostra famiglia, Amelia, Arti, Richard, Eric e la cagnolina Kona sono tornati nella casa a Brinterton Bay, dove sono finiti i lavori. Quindi oggi andremo a fare un home tour e poi giocheremo con loro. Quindi io vado subito qui in game e ragazzi, già possiamo vedere la bellezza di questa casa. Allora vi dico già, io ho scaricato dalla galleria la struttura. Quindi la struttura non è mia, il giardino non è mio, non è fatto da me, però rispecchia un pochino sia nello stile, mi piace, molto simile a quella che avevano, molto molto carina, mi piace questo pergolato. E poi ragazzi, anche nel giardino comunque c'è qualcosa che ci ricorda la vecchia casa, ovvero il laghetto dove poter pescare, che comunque mi piaceva. E poi vi ricordate c'era un piccolo, oddio, non mi viene il termine, una piccola situazione fuori, ecco, e che si è trasformato in questo bellissimo recinto dove ci sono anche degli alberi che noi possiamo, possiamo coltivare, possiamo comunque prendere i frutti del nostro orticello. Che questa cosa mi piace anche perché comunque sia la nostra Amelia ma anche il nostro Arti ultimamente, quando è andato appunto nella casa dei suoceri, ha apprezzato l'arte del giardinaggio. Ragazzi, questa casa si compone di due piani. Vi dico già che ho usato gli unici CC che ho scaricato, gli unici contenuti personalizzati che avevo scaricato, in generale che ho scaricati nel mio gioco, nelle mie mod. E quindi ragazzi vi vado a far vedere la casa. Allora, qui c'è l'ingresso, io vi metto i muri alti per ragazzi vedere anche le pitturazioni. Vi faccio vedere questo pazzesco. Questa parte poi l'ho arredata tutta io, i pavimenti, i muri sono tutti miei, quindi questo è frutto del mio lavoro. Il pavimento, ho usato questo trucchetto per il parquet, mi piace tantissimo. Qui abbiamo una porta che si apre, diciamo, direttamente su una scala e poi si apre su questa cucina. Ragazzi, l'ho scaricata, è un CC, mi piace tantissimo. Guardate, questo è il frigo. Adoro, con questi inserti bordeaux, mi piace tantissimo. Questi sono i banconi, poi abbiamo tutta la zona lavastoviglie, vedete, guardate il dettaglio che hanno usato per questo lavandino, mi piace tantissimo, è uguale al marmo usato per il bancone, il forno, la lavastoviglie. Qui abbiamo i pensili di sopra. Io ovviamente ormai ragazzi non posso fare a meno di questo oggettino che hanno aggiunto nelle decorazioni. E qui ragazzi il pezzo forte, qui abbiamo i fornelli che già c'erano, ve lo volevo dire, con quest'isola bellissima, questi banconi. Sono tre banconi diversi, però li hanno costruiti in maniera tale che possano sembrare un'unica isola. E poi ragazzi c'è questo che funge anche da tavolo, quindi qua ci potete mettere tranquillamente le sedie, ma io l'ho usato proprio come penisola tra virgolette di appoggio, dove ci ho messo questa lampada sempre scaricata, queste piantine sempre scaricate. Ci ho unito ovviamente il tavolo incordinato, ciao Arti, in tutto questo, il tavolo incordinato che riprende il legno dei pensili. E tra l'altro ragazzi ho scoperto questi mattoni pazzeschi e questi anche questo muro diciamo mattonato, questa colorazione non l'avevo mai vista, ma ragazzi mi piace tantissimo, secondo me si intona benissimo. Le porte mi piacciono di questa casa. La struttura interna è della casa d'origine. E poi ragazzi qui invece ci ho fatto la zona salotto. Ho utilizzato ovviamente i mobili, diciamo i divanetti componibili. E poi dall'altra parte ovviamente ci ho messo tutta una situazione di arredi da sogno che mi piace tantissimo. Questa luce è sempre un CC. E qui ci ho messo questa pianta che io adoro, che la ingrandisco con i quadri. Però vedete, questo tappeto lo amo e secondo me ci sta benissimo.
E come potete vedere, ci sono veramente tanti posti in realtà, perché ci sono quattro posti a sedere per poter chiacchierare, guardare la TV oppure giocare a diciamo la Play. Qui abbiamo il primo bagno, il bagno di giù, come l'ho chiamato io, dove ovviamente c'è anche il gabinetto per il nostro piccolo Eric, che però ragazzi nel prossimo episodio già ve lo dico crescerà. E abbiamo la vasca, in questo bagno ci ho lasciato la vasca, è un bagno molto semplice, io ho solo cambiato. Ho messo, diciamo, un po' di aggeggini, un po' di decorazioni, il tappeto, eccetera, eccetera, e poi ci ho messo questo muro che mi piace tantissimo. Per quanto riguarda la cameretta del nostro piccolo Eric, diciamo che tutta questa parte, questi tre oggetti più pavimento c'era già. Io ci ho aggiunto quadri, decorazioni, l'unicorno e varie decorazioni, ragazzi, mi piace tantissimo. E niente, il fuori l'ho lasciato un po' com'era. Passiamo, ragazzi, alla zona, diciamo, notte di su, perché, ragazzi, abbiamo da vedere un paio di robe. Allora, innanzitutto, quando si sale c'è lo stesso pavimento di giù, anche se l'ho steso tutto nello stesso verso. Ho lasciato comunque un po' il ricordo degli stessi colori di giù a livello di muri. E poi ho messo, qui c'era un bancone, hanno messo questi quadri che ho lasciato, mi è piaciuto tantissimo, sono quadri creati non so come. Ho messo questa zona tra virgolette ufficio, perché comunque i nostri sim, vuoi o non vuoi, hanno bisogno di una zona dove poter stare al computer ma anche studiare, perché questo portatile si può mettere nell'inventario e quindi il nostro Richard, per esempio, può usare questa scrivania per studiare. Ma oltretutto ci ho messo anche una panca per gli attrezzi, perché comunque sia il nostro Richard che la nostra Amelia comunque ci tengono a rimanere in forma e quindi c'era bisogno, anche perché Richard comunque vi ricordo che c'ha questa aspirazione, quindi c'era bisogno. Andiamo nella camera, anzi, andiamo prima nella camera dei nostri Artie e Amelia. Ragazzi, io questa camera la amo. È un CC, è un set, anzi, di CC, compreso lo specchio, la lampada, i quadri. Io lo trovo innanzitutto maxi smash, quindi assolutamente non sembra un CC. Mi piace tantissimo l'idea, perché ci sono sia questi comodini, vedete questa sveglia che hanno messo, e sia questi. Invece, e c'è sia la versione tutta blu, come in questo caso, che con le rifiniture bianche. Io ho voluto un po' matchare anche il letto. Vedete, c'ha un piccolo, scusate perché se no, vedete, c'ha un piccolo cassettino. Mi piace tantissimo il tappeto top. Questo specchio tra i miei preferiti. E poi c'è anche una sorta di madia che funge da armadio. Ragazzi, non vedrete tanti armadi. Mi piace veramente tanto, devo dire la verità. E qui ci ho aggiunto una dormeuse. Una chaise longue per il nostra Amelia e il nostro Artie, se vogliono leggere. Ovviamente, ragazzi, c'è anche la versione. A parte che ci sono tanti colori, c'è anche la versione single bed, e che ho usato in questa cameretta anche abbastanza piccola. Io non volevo degli ambienti troppo grandi per il nostro Richard. Questa cameretta, ragazzi, mi piace particolarmente perché, come potete vedere, vabbè, ho riutilizzato letto e comodino che mi piace tantissimo. Ho utilizzato questo tipo di quadro. Questo quadro, ragazzi, vedete, lui sogna un po' Sammaishuno, diciamo così, sogna un po' Sammaishuno. E questo quadro è comunque facente parte di questo kit, tra virgolette, di questo set. Anzi, qui ci ho messo questo armadio che volevo utilizzare, che secondo me si matcha benissimo. Specchio, specchio, specchio delle mie brame, lo zaino, delle scatole in generale. E poi gli ho messo, perché raga, è da un po' che volevo anche provare, quest'idea di produzione, questa diciamo scrivania, questo tavolo per la produzione musicale, perché vorrei iniziare un pochino a sperimentare anche nuove abilità e nuove situazioni. E poi ci ho messo queste casse che io amo all'impazzata, le ho rimpicciolite. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate e soprattutto, ragazzi, mi raccomando, mettete un mi piace a questo video, soprattutto se vi è piaciuto come ho arredato questa casa. Io magari, se volete questi CC, potrei anche cercare di recuperarli, poi vedo se ci riesco, perché ce li ho da un'eternità e non mi ricordo come si chiamano, però ci posso
posso provare. E nulla, raga, come vi dicevo, il nostro Eric domani diventerà bambino. Quindi oggi è vero che i nostri sim devono andare al lavoro. Anzi, lei deve andare assolutamente al lavoro, perché prenderà sicuramente una bella promozione. Questo qui secondo me lo dobbiamo spostare, raga, perché prima l'ho messo... aspettate, fatemelo fare con questo. Prima l'ho messo lì e ho messo l'interazione per cercare di riempirlo, ma non ci sono riusciti. Quindi mi sa che lì metterò, non lo so, delle piante o qualcos'altro. E intanto riempiamo qui la ciotola, che non è mai, non fa mai male. E visto che il bambino sta ancora dormendo, ci possiamo anche dedicare un bel bagno. Lei è per il tratto delicato, gli fanno male le pellicine? No, vabbè, adoro, adoro. Lui ho messo stringe amicizie e lui sta dormendo. Perché in questo letto? Amo, devi dormire qui. Cioè, why? Cioè, non capisco, non capisco. Non mi dire che non può dormire da questo lato. Proviamolo subito, raga. Scusate, fatti un pisolino. Lo dobbiamo provare subito. Ha incontrato Tank a scuola. Adoro. Raga, noi siamo reduci da, come dire, un dynasty dedicato ai pancake. Se non l'avete vista, andatela a vedere, perché ha avuto su, almeno la prima puntata io ho visto, perché sto registrando con un po' di con largo anticipo. Quindi la prima puntata ha avuto molto successo, quindi andatela a vedere, perché secondo me c'è da pisciarsi dalle risate. E poi c'è tantissimo drama, quindi mi piace tantissimo. Qui dobbiamo assolutamente fare un bagno alla nostra Kona, ragazzi. Cioè, scusatemi se ve lo dico, amo questo bagno, quanto dura? Un'eternità. Ce la meritiamo l'eternità, lo capisco, però, come cantava Giorgia, no, ma io voglio vedere se scusami, amo, devi andarmi subito a fare un pisolino qui, perché sennò devo spostare questa roba. No, infatti non ce la fa, raga. Che palle! Posso dirlo? Allora, mettiamo bb.move. Aspetta, move objects on. Che noia, ragazzi. Vediamo se ce la facciamo a spostare un pochino e a rendere il passaggio fattibile. Comitato di benvenuto. Direi che possiamo... No, direi che possiamo... Va bene, prendiamolo. Tanto sono sempre loro. Invita i vicini ad entrare. Sono sempre loro che ci danno il benvenuto. Bentornati. Diciamo che i nostri amici ci danno il bentornato. Noi intanto facciamo il bagno a Kona. Scusate, visto che ci troviamo. Cosa stavo facendo? Andiamo, Kona. Lui? No, vabbè, no, raga. Allora, niente, non ci è piaciuto molto questo. E allora facciamo così, guarda, metto questo un po' più qua e questo lo attacco praticamente. Lo attacco qui. Va bene lo stesso, ci piace comunque questa camera da letto, raga. È stato un piacere. E infatti lui sta andando a invita i vicini ad entrare. Comitato di benvenuto. Cosa sta facendo la nostra Amelia? Ah, vabbè, stai invitando tu i vicini? Venite, venite. Perché non possiamo fare un bagno a Kona? Io voglio fare un bagno a Kona, raga. Non mi dite che non c'è spazio. Ma, no, scusate, ma... Oh mio Dio, ma io questa cosa non l'avevo mai vista. Non l'avevo mai vista, raga. Il fatto che Kona andasse nel laghetto. Vabbè, lei deve andare al lavoro comunque, quindi ciao e arrivederci, amo, non puoi fare il bagno adesso. Ci sono troppe cose da fare. Allora, io volevo sapere se lui innanzitutto conosceva tutti. Infatti, presentazione rispettosa, lui non conosce gli Ekins. Vabbè, lei la conosciamo benissimo, i nostri migliori amici. Guardate Ed, vabbè, che porci. Che buoni, raga. Ringrazia per la presenza, assolutamente, e chiedi degli hobby. Adoro. Lei, raga, scusate, secondo me lei non c'è bisogno che lavori solo. No, vabbè, assicuriamocela questa roba. Non si può mai sapere. Sono felice che abbiamo occasione di chiacchierare. Adoro. Raga, in questo episodio io effettivamente volevo più farvi fare questo home tour, quindi non mi ero preparato granché.
Credo che dovresti provarci. È bello sentire la tua voce, Arti. Volevo chiederti se dovrei approfondire la conoscenza di Amelia Truss. Sembra di buona compagnia. A dire il vero, non saprei. Credo che dovresti provarci. Che ti devo dire? Richard ha incontrato Marta a scuola. Marta Nielsen. Oddio. Se avete visto Dark, se non l'avete visto, ve lo consiglio, ragazzi, perché è bellissimo. Tra le mie serie preferite. Difficile, ma tra le mie serie preferite. I Nielsen sono una famiglia fatta da me che si trova nel mio file di salvataggio ispirato proprio a loro. Comunque, questo bambino si potrebbe anche svegliare. Cosa ci manca, raga? Il vasino, potremmo anche provarci. Comunicazione e immaginazione. Scusami, parla con... sì. Scusate, c'è lei, parla con il Sim estraneo. Va bene. Abbiamo incontrato anche il cosino lì, com'è che si chiama? Johnny Smith. Non so se ve lo ricordate di The Sims 2, adoro. Parliamo un po' con lei. Parla con il Sim, sì, così facciamo magari il quinto livello, ragazzi. Vorrei portare almeno questo al 5 e questo al 3, perché dovrebbe essere l'unico. Cosa sta facendo lui? Innaffia, adoro. Amo, ma anziché innaffiare il giardino, ok, va bene, ti voglio bene. Però potremmo giocare una partita multigiocatore con Brant, Brent ed Ed, visto che ci troviamo. Che dici? Tanto siamo un po' lì, mentre il nostro piccolino magari si... gradisce videogiochi? Sì, why not? Parla delle principesse. Patatino! Comunque Kona è in calore, volevo dirvelo. Adoro, adoro. Una reunion, ragazzi, adorabili, adorabili. No, raga, scusa, ti devi girare verso il televisore, per favore. C'è anche Brant, adoro. Amo, però ti devi spostare un pochino. Cosa sta facendo? Scusatemi, ma devo fare... Lui guarda noi, in realtà, raga. Lui guarda... guarda noi. È normale che perdi, amo, stai guardando dall'altra parte. Io intanto ci faccio una foto, non si sa mai, poi mi perdo un po' di robe. Stiamo parlando delle principesse? Sì, amore, guarda, sta per fare il livello 5, adoro, parla della festa e parla del colore preferito. Dai, fammelo fare questo quinto livello e poi ti faccio prendere un pezzo di torta. Raggiunto il livello 5 di comunicazione. Adoro, adoro, ragazzi. Abbiamo anche ovviamente conosciuto meglio Sofia. Mi piace, mi piace. Raga, manca solo il livello 3 di vasino. Immaginazione, non credo che ce la faremo. Però, secondo me, abbiamo raggiunto un buonissimo livello. Spero che la torta alla frutta ti piaccia. Una ricetta di famiglia. Sì, amo, potete anche andare a casa se volete. Cioè, nel senso, è arrivato il fine settimana. Richard chiude la settimana scolastica con un bel 7. Molto bene, ragazzi, perché appunto chiudiamo la settimana scolastica. Questo weekend potremmo dedicarci un pochino, appunto, a innanzitutto, vabbè, lui adorabile. Adorabile Richard, finalmente arriva il fine settimana, raga, ve lo dico. Ci dedicheremo un po' alla vita adolescenziale. Andremo a stringere un po' meglio i rapporti, come dire, con i nostri. Alle 18 lui lavora, ma deve fare. Devo comprare un bar, raga. Devo comprare un bar. Amo, ma tu, cioè così, en passant, se noi ti mettiamo il vasino qua, che dici? Usi il vasino, così mi fai anche livello 3. Dai, dai, così la settimana. Reputazione buona. Adoro. Bene, credo che sia ora di andare. Direi proprio di sì, signori. Molto, molto bene. Lui si è addormentato nella vasca. No, vabbè, raga, ma ne succedono di ogni. Ne succedono di ogni. Cosa sta facendo lui? Ah, si sta facendo la doccia. Va bene. Amo, visto che ti trovi, scusami, ripulisci un po' questa cosa che hanno lasciato. Cosa sta facendo lui? Balla, lui vuole ballare, ragazzi. Questo video durerà almeno una ventina di minuti. Mi piace, noi dobbiamo fare assolutamente il bagno a Kona. Cioè, decisamente, ragazzi. Pulisci tutto, ti prego, ti prego. Guarda, questa te la metto io in frigo, tanto fa cagare.
tantissimo. Lui, cioè, si sta proprio facendo... Ah, da zitti che si è svegliato, forse. Raggiunto il livello 3 del vasino, che, ragazzi, vi ricordo essere il livello massimo del vasino. E noi potremmo anche abbracciare. Dai, anzi, potremmo dire anche cos'è. Dai, vai da solo. Amo, tu pulisci, lucida alla perfezione. E raga, tra l'altro, questa cameretta durerà come un gatto in tangenziale. Anche la casa delle bambole l'ha distrutta, molto bene. Come questo vasino lo elimineremo presto, perché comunque, appunto, il nostro Eric diventerà grande. Ok, allora, tu, amo, visto che ti trovi, potresti venire a dormire per oggi. Tanto poi ci abbiamo il sabato. Anzi, ti dirò di più. Fai un pisolino, che è meglio. Lui sta lì. Amo. Ma per l'immaginazione mi sa proprio che va bene così. Insomma, lui sta pulendo casa, raga. Che bravo, che bravo. Ci meriteremo tutti un Arty Vimes come compagno di vita o fidanzato. Oddio, Stefano, il mio compagno, cucina, lava, pulisce, quindi non abbiamo di questi problemi, ma anch'io, Va bene, ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Come potete vedere anche dalle notifiche, Arty deve andare al lavoro a breve. Io, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un mi piace per rimanere, scusate, di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui miei contenuti. Mettete un mi piace, dobbiamo arrivare, come sapete, nei video almeno a 40 mi piace per spingere l'algoritmo, per aumentare un pochino le views. E niente, raga, io vi mando un bacio dal vostro Ene Danzo e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!